Oggi siamo qui per presentare l'iniziativa che si svolgerà sabato prossimo, 18 maggio, il Busta Maggio, e siamo qui proprio, diciamo, davanti al Teatro Verdi, attualmente chiuso, però comunque, insomma, la facciata è sempre significativa perché questo sarà proprio uno dei luoghi, cardine in cui si svolgerà l'iniziativa. Si tratta sostanzialmente di diciamo, una serie di spettacoli folcloristici legati al cantamaggio, quindi alla tradizione maggiaiola che, diciamo, qui a Terni da più di 100 anni, diciamo, viene appunto tramandata, unita, collegata a una serie di degustazioni di, diciamo, prodotti tipici rielaborati in chiave moderna grazie, ecco, alla collaborazione fra gli altri di Chef Academy, che proprio si occuperà della parte, diciamo, gastronomica, e grazie poi anche alla collaborazione per quello che riguarda l'evento, diciamo, in generale, di numerosi altri, diciamo, attori, diciamo così, fra cui appunto il comitato dei commercianti, quindi Corso Vecchio, che ci hanno dato, insomma, una grande mano per organizzare il tutto, e poi una serie di diciamo, artisti che appunto si esibiranno durante la manifestazione, all'inizio, alla fine e durante, anche proprio in modo itinerante, diciamo, lungo i tavoli. Verrà allestita quindi questa tavolata al centro della via di Corso Vecchio. Già, insomma, si può vedere, alzando gli occhi verso il cielo, una parte dell'allestimento che abbiamo così predisposto. Diciamo che il tema sarà appunto quello della primavera, quindi, diciamo, proprio sulla linea del Cantamaggio, no? Che comunque, diciamo, aveva come dire, come fulcro quello del risveglio dopo l'inverno, quindi il risveglio dei sensi, la primavera e via dicendo. Quindi niente, ecco, diciamo che lo spettacolo in sé per sé ovviamente è gratuito, quindi, diciamo, tutti potranno accedere alla via, che verrà chiusa esclusivamente al traffico veicolare, ma verrà ovviamente lasciata aperta al traffico, diciamo, pedonale. Mentre per quello che riguarda la parte, diciamo, della degustazione, invece ci sarà un biglietto, fra l'altro, da prenotare entro, diciamo, giovedì, perché, visto, diciamo, i posti limitati e visto anche la fase di preparazione che dobbiamo ovviamente fare. E un biglietto avrà il costo di 20 euro e prevede appunto questo menu con prodotti tipici rivisitati. Fra l'altro, ecco, diciamo, per specificare, è prevista anche un menu baby, quindi se chi vorrà intervenire con bambini potrà usufruire di questo menu baby a un prezzo ridotto, 10 euro, con appunto un menu ovviamente anche questo ridotto. E niente, io, diciamo, invito tutta la cittadinanza a partecipare, sarà sicuramente un'iniziativa, insomma, bella, noi la stiamo organizzando al meglio. Fra l'altro, diciamo, quello che voglio dire, anche questo ci tengo a dire, che comunque è un'iniziativa che appunto vede la coralità di più soggetti, quindi siamo riusciti, insomma, a mettere, come dire, al lavoro su un unico progetto più soggetti, quindi anche questo è molto importante. I biglietti si possono reperire qui fra i negozianti della via, oppure sulla pagina Facebook c'è anche un numero WhatsApp in cui ci si può prenotare.